שלום עליכם, פרסים עברי. עוד שמסתכלים של מסכת יבמות דף כ"ב. יורי יציע עוד דף כ"א עמוד ב. דרק קווינטה ליגה דוסופה. הממר האח של משלחי אבי, אביו. הממר פרמיזה ויספוזרה למולי דל פרטלו דל נונו. הוא באחות אבי אביו. E la sorella del nonno. Riguardo a questi casi, la Gemara precedentemente aveva un dubbio. Amale Rav Hillel Ravashi, le dirì Chazali Shniot, io vidi che Mar Brede Ravana Stivan Shitzare Li Sura, vidi è scritto da qualche parte che Mar Bered Rabbana scrisse che vi sono 16 shniot, leisura, vietati naturalmente. Adesso spiega come, adesso fa il conto, ma è la tamne de matnita, 8 della Mishnah, bishid de Bei Rav Chia, e 6 della lista elencata da Rav Chia. E questi due, questi che abbiamo appena menzionato adesso, che a me Mar permise, ma secondo questo, ciò che è scritto in questo posto, io vedi 18, vuol dire che questi due anche sono vietati, Anschitzel, perciò sono 16. Unità a me, ma secondo ciò che tu dici, veramente dovrebbe essere Shifsare, sono 17. Daika Eshtachiaem Minaem, che vi è la moglie del fratello della madre, madre materna, di Pascina Lisura, che abbiamo detto che è vietata. E però Rav Hillel respinge questa domanda di Ravashi. E disse, allora, veramente questa non è una domanda, non è un problema, poiché hanno tante dame a neodare, perché sono due casi simili che sono considerati come Kehada Hashivale Ubbe, che sono considerati come un singolo caso. Veha, quella sposata allo zio, che è il fratello della madre materna, che sono Shitzere, che sono perciò 16. Ma mi conosco le dirì Hazelan del Timan di Sura. Ma io vedi che era Hillel che era Vashi, ma io vedi che erano scritti del Timan di Sura, che sono vietati. Ma lei vedete a me, però secondo ciò che dici tu, io va a le terra, se fosse scritto per, che sono casi permessi, mi aveva sempre la ti saresti fidato di ciò? Ti saresti avessi accettato questo? Le Marberei della Mana, mi chatimana, veramente Marberei della Mana non firmò lo stesso su questi casi. Ashtanami, perciò che anche adesso che distivo le sole che sono scritte quello che dici te, che sono vietati, la Marbered Ravana Khatimalai, veramente lui non firmò, e perciò non è questo, ciò che tu dici, non è accettato. E oltre a ciò che abbiamo studiato, vi è anche Shlishi Shevipno, il nipote, cioè la figlia del nipote del figlio, e anche terza generazione, Abshevipno, e la figlia del nipote della figlia. Ed ugualmente ve Shivenishto è il figlio di sua moglie, cioè naturalmente un figlio di un altro matrimonio. Shivenishto è la figlia di sua moglie, cioè che la nipote, che è sua nipote, che tutte sono vietate per quel che sono Shnia,
רביעי שבחמיב, la quarta generazione cioè la nonna di suo suocero, cioè la moglie della nonna di suo suocero, no, è la nonna di suo suocero, ve shebechamoto, e ugualmente la quarta generazione di sua suocera, cioè la nonna di suo suocero. E perciò sua moglie è la quarta generazione. E i maestri gli vietarono che le fate che sono shnia, poiché sono simili al caso del suocero e suocero, sono vietati in natura. Amalei, Rabbino Ravashi, mai shna le mala, e riguardo al caso della quarta generazione di suocero e suocera, che consiglia le ishto, che la moglie è considerata, cioè contata in queste quattro generazioni, ormai shna, perché il caso della nipote, della figlia la nipote, cioè la figlia della figlia del figlio, che l'è mata, che sua moglie non è contata nel conteggio totale delle generazioni. Perciò spiega, risponde come là, che le mala, andando su generazioni, sono micorci toccati, ovviamente il divieto è causato dalla moglie, e perciò Hashira, perciò la moglie è considerata, perciò fa parte del numero delle generazioni. Mentre invece le mata è di solo l'amico stoccati, però andando giù nelle generazioni che il divieto non è causato dalla moglie, lo crescerà, perciò non è contata in questo conteggio. Conteggio delle generazioni. Chiamala, va benisto, ubatisto, di solo amico stoccati. Ovviamente il figlio della moglie e la figlia della moglie, cioè sono di un altro matrimonio naturalmente, che è causato dalla moglie, e comunque ve lo faccio, però lei non è contata. Seconda cosa, Aide Tana, Slusha Dorot Lemata di Dei, siccome contò tre generazioni verso giù, cioè la nipote di suo figlio, velo chashava, e non è contata tra, e la sua voglia non è contata tra queste generazioni. Taname sono stato rot le mata di da, perciò conto anche tre generazioni di giù, anche se è a causa di causata sua moglie, e perciò per lo scopo di parallelismo non la contò, perciò le mata di da velo chashava, non è contata con essa. אבל הרב אשי לרב כהנא, שניות ברכייה יש להם הפסק או אין להם הפסק. זה אלקזו איקזי ולשניות, סקונדו רכייה, זה סיטרמינה אילדיבטו, קונצ'רטו פונטו, או קונטינואה פרסמפל. עד עשי דמונה פרוטון הדמוסטרציה לתשמע דמם הרב, ארבע נשים יש להם הפסק. כקואטו casi di donne hanno un termine che si termina di vieto. Vetulo, però non sono più di quattro, sono solo quattro. Perciò, e questi quattro casi sono non dice quali sono, dove sono questi. Eventualmente sono casi che non fanno parte di questi casi di rafia, e perciò i sei casi di rafia non hanno un termine, continuano sempre, tutte le generazioni.
però rimaneva un dubbio riguardo a ciò. Perciò dice che io sono seguito no, solo questi quattro casi. Però chiamerà forse Dino chiamerà la Imatnita e forse si riferisce ai quattro casi della varietà. Però forse sono inclusi anche i quattro casi di Rafia. Cioè, questi quattro casi non sono i casi di Rafia, però siccome quei quattro casi si terminano, perciò forse anche i casi di Rafia anche si terminano. Tashma, ti posso una dimostrazione? Sì. Urvi, la terza generazione di suo figlio e sua figlia. Urvi, la quarta generazione di suo socio e suocera. Quelli sono solo Shlishi Urvi, solo quelli. Shlishi Urvi, in, Sfei no. Però oltre ciò non vi è un divieto. E perciò i casi Urvi sono per me, oltre questi casi, altre generazioni sono permessi. Ma dice guarda che no, forse Dilma Mishiva Ela e Mirviva Ela, che forse dalla terza generazione del suo nipote e la quarta generazione del suo socio e suocera sono vietati da quel giorno in poi. אמר רב רב נחמן, חזי מר היי מרבנן, דעתם ממערבה, ואמר, כאביהו מאסטרו כבן דא ישראל, אדיסה, באו ממערבה, כי אברו דוביו אין ארץ ישראל, ריגוארדו סי, גזו שניות בגרים, או לא גזו שניות בגרים, שריגוארדו הקונברטיטי, סייבה אונדיבטו די שניות ופורנו. אמר לי, rispose Nachman a Rava, Amalei, Ashta, mai erva gufa, lau ce lo io muru, bai mi ducerat mura, e riguardo, cioè, un ger, vi è una regola che un ger, un convertito, è come un neonato che nacque e non ha nessuna parentela con nessuno dei suoi parenti, della sua famiglia, e che famiglia di Goim prima che si convertì e perciò in teoria potrebbe sposarsi anche con sua madre, però i maestri decretarono che non lo può fare affinché non dicano che i convertiti non dicano che siamo venuti da una santità più rigorosa e siamo scesi a una santità meno rigorosa. Perciò la questione è se i maestri decretarono riguardo Shniot oppure no. Perciò Shniot mi vai, questa è la domanda. Avano Nachman, Gerimo il vato di Yedan, atto di Yadan, siccome stiamo discutendo il caso di convertiti, ne vai vomito, voglio dire qualcosa riguardo ciò. Achimina em lo Yahido, diciamo due fratelli, che si convertirono, che sono due fratelli materni, che non devono andare e testimoniare assieme, benché normalmente sono, abbiamo detto che sono come, scusi, come due persone che non hanno nessuna parentela, comunque non devono andare a testimoniare. E benché potrebbero, ma non, i maestri dissero che non bisogna farlo. Comunque, se testimoniarono, è tutt'anni dopo, la loro testimonianza è valida. Invece,
i fratelli paterni possono andare a testimoniare a priori, poiché non vi è nessuna dimostrazione che veramente hanno un padre in comune. A me la figlia femmina è un'amica di mia patria, invece a me mi dice che persino fratelli materni anche possono testimoniare a priori. Per quella ragione permettiamo loro di testimoniare, però riguardo a relazioni carnali, vietiamo loro. Ovviamente tutti devono osservare le leggi morali, e perciò affinché gli ebrei non errino e non sbaglino riguardo alle leggi di Arayot, e poiché se vedono un convertito che diciamo si sposa con una donna che veramente non è vero, non potrebbe, direbbero che anche a loro è permesso, ma non sanno che un ger è come un neonato che nacque e che può veramente in teoria poter sposare chiunque. Però invece la testimonianza non è un problema, poiché le bet din misura, e questa viene, la testimonianza viene presentata davanti alla corte, e la corte sanno come bisogna, conoscono le leggi, perciò non c'è problema. E loro sanno che Geshen Israel, che tanto c'è una rada, che un convertito è come un neonato appena nato, che non ha parenti. E perciò non c'è questo problema, che qualche ebreo pensi che è permesso di seminare, per esempio, due fratelli, per esempio, come abbiamo appena visto. Vediamo ora la prossima Mishnah. Mishi Esh Lo Af Mikol Makom, uno che ha un fratello di qualsiasi tipo, come per esempio un mamzer, Zucca che adesso le ibum, che veramente obbliga il fratello che sopravvisse, che di fare ibum. E perciò deve fare Khalitza. Vachiv u le col davar, è un fratello per tutto. E Jose Mishi Eslo Ach Mina Shivcha u Mina Vel Kochavim. Tranne uno che ebbe un fratello che nacque da una schiava, Knanit, oppure di una goia, che non vi è una parentela tra colui che nacque da una shivcha e il padre e di una goya, poiché colui che nacque da una schiava non ha una relazione con, non so, né col padre ma neanche con la madre, mentre invece vede con Kohavim una goya e lui eredita la madre. Però non c'è relazione con il padre. E poiché il figlio non è considerato ebreo. Veramente nel caso di Goya non è considerato ebreo. Nel caso di Shifra comunque è mezzo mezzo, metà metà, poiché comunque devo osservare le mitzvot come una donna. Visheshlo ben Mikol Makom, uno che ebbe un figlio di qualsiasi tipo, e anche suo mamzer, poter e savimi nei boom, e libera la moglie del padre da i boom, poiché ha un figlio, perché è un figlio, è considerato come prole, che ha prole, perciò non deve, non c'è obbligo di i boom. Ed ugualmente, vecheva al macato, se colpì il padre e gli causò una ferita, è colpevole deve essere giustiziato dalla corte. E
ed ugualmente barchillatò, e anche se maledisse il padre, anche, è giustiziato a morte. Ugonon Cordovaro è considerato un figlio per tutti gli effetti. Chutz mi shi yesh lo ben min hashifcha min aved kohanim. Ugualmente, come ho visto prima, tranne qualcuno che ha un figlio di una schiava e di una goia, che non è considerato il suo figlio. E perciò, diciamo, se il fratello morì, allora deve fare Yibum o Chalitza, e non è dispensato. Perciò, benché ha un figlio di una shifra, da una shifra o da una goia. Dice Guarà, Mikol Makom, che uno che ha, abbiamo visto nella Mishnah, che dice uno che ha Ach Mikol Makom, che ha un fratello di qualsiasi tipo, e perciò si può dedurre da ciò che è l'espressione, questa espressione Mikol Makom, che non è considerato un fratello riguardo ai boom, e perciò chi è la tua Mike, cosa viene, che altro caso viene a includere quando dice che ciò che l'espressione, questa espressione della Mishnah, Mik Ach. Amar Rav Yehuda, le atuye mamzer, viene a includere un mamzer. Che è una pshita, ciò è evidente. Poiché achivo, poiché è considerato suo fratello ugualmente. Comunque, per tutti gli effetti. Risponde Mara, ma abbiamo potuto pensare che l'elef Achva, Achva, Ibn Yaakov. Non ho potuto paragonare la fratellanza tra questo caso, che dice la Torah, si esprime che ci sono dei fratelli che vivono assieme, assieme intende in questo mondo, questo intende, e uno dei Simori, e potremmo paragonare ai figli di Ibn Yaakov. E mala la shirin velo psulin, afkan shirin velo psulin, kamashma. E forse potuto paragonare i figli di Jacob, che nessuno di essi era mamzer, però facciamo. E abbiamo potuto paragonare che ciò che dice Mishnah, scusi la Torah, che ci sono due fratelli e uno di essi morì, riguarda il din di Ibum, che abbiamo potuto pensare che sono simili ai casi dei figli di Jacob, che erano tutti immacolati, ed ugualmente anche il caso della Torah, che ci sono due fratelli, avrei potuto pensare che se uno d'essi era Mamzer, che è escluso, che non deve compiere i Ibum, perciò per insegnarci che non diciamo così, che invece deve fare i Ibum sì. E chi è Gmarà? Vei machinami. Forse invece diremmo al contrario, che veramente forse diremmo che il caso di un mamzer è escluso. Ma chi va delle Inyan, Ibum, poiché siccome riguarda il caso di Ibum, siccome il figlio mamzer è considerato figlio comunque, e che Miftar e Patar, che avrebbe potuto pensare che è esente dal fare Ibum, portiamo il Daf, Miskap, Namo Zaki, e bisogna insegnarci che veramente c'è l'obbligo di vi è zika, vi è una relazione che causa che vi sia l'obbligo di levirata.
poiché è considerato come un fratello valido in questo caso. Vergevole Koldova, ed è considerato, abbiamo studiato una Mishnah che Mishnah si espresse Vergevole Koldova, che è un fratello a tutti gli effetti. Che non ha le mai ilchidah, riguardo a quale legge si riferisce ciò che dice la Mishnah, Vergevole Koldova, e viene a insegnarci due leggi. Che le orciò, che se non ha nessun erede, che lui lo eredita, il fratello Mamzer lo eredita, e un'altra legge è Velita Melo, che diciamo se il Mamzer morì, allora il fratello era Cohen. Che è la missione naturale che deve rendersi impuro per lui e deve occuparsi del suo seppellimento. Che Agmarà, ciò è uscita, ciò è evidente, Achivo, perché è suo fratello. Secondo Agmarà, secondo Agmarà, avrei potuto pensare che siccome la Torah dice Kim Sherah Korovelav, la Marmar Sherah Zoisto, e la Torah, cioè i maestri spiegano che Sherò si riferisce a sua moglie, che un Cohen deve rendersi impuro per sua moglie, Uktiv loitame balbe amavle echalò, che un Cohen non può rendersi impuro per una moglie che gli è evitata, che non avrebbe potuto sposarla. E la sposò contro la legge della Torah, che in quel caso non può rendersi impuro. Perciò, Yeshbal Shemitameh, Yeshbal Shen Mitameh, che è il caso di un marito, di un Kohen che può rendersi impuro, è il caso di un marito che non può rendersi impuro. Anche Tzadik, qual è la spiegazione? Mitameh o l'Ishto Shera, che può rendersi impuro. Per la moglie che era una moglie valida, che era la moglie Kshera, però non può rendersi impuro per una moglie che era invalida. E perciò Hashanah metteme un leach kasher, ventame leach kosur, tomashmana. E voglio pensare così come riguardo alla moglie invalida, che non può rendersi impuro per essa. E cioè insegnarci che avrei potuto pensare che ugualmente uno non può rendersi impuro per suo fratello che è Mamzer, cioè insegnarci che no, non è così, la legge non è così, che invece deve rendersi sì impuro per fratello anche se è Mamzer. Forse veramente la legge è così, che non può rendersi impuro per un fratello Mamzer. Secondo Gemara, ata, puki kaima. La Torah dice che la moglie vietata, che gli è vietata, che non può rendersi impuro per essa. Veramente questa moglie che gli era vietata, veramente da pochi kam, veramente avrebbe dovuto divorziarla. Però in questo caso, riguardo ai due fratelli, che uno di essi è Mamzer, Achivo, comunque è un fratello e non può divorziarlo. E rimangono sempre fratelli e non si può cambiare questa situazione. E abbiamo studiato nella Mishnah che colui che ha un fratello da una schiava di una goia non è considerato suo fratello. Ma è tam, con ragione, Amar Kra, la Torah dice, ai suoi dea chi è l'Adonè. Siccome la Torah dice che la schiava e i suoi figli rimangono al padrone, diciamo che il padrone diede allo schiavo ebreo una shivcha e lui coabitò con lei, ebbe un figlio o figli, e
questi, quando lui esce in libertà dopo i 6 anni, la moglie, cioè questa schiava, e i suoi figli rimangono col padrone, lui non li porta via. Perciò vediamo che non sono suoi figli, appartengono al padrone, perciò non sono considerati suoi figli affatto. E mi stata messa che mi sceso ben come può poter uno che ha un figlio, in qualsiasi maniera un figlio, cioè anche se un manzer, che suo fratello è liberato dal fare i boom, poiché è considerato un figlio, un figlio valido, perciò esenta suo fratello, cioè suo zio, da compiere i boom o realizzare naturalmente. E chi ancora l'ispezione della Mishnah che dice mi colma con la tua mai, quale altro caso viene a includere? Amra la tua mamzer, viene a includere il caso di mamzer che secondo Rabiuda, cioè non secondo Rabiuda, secondo in tutti i casi che siccome ha un figlio benché è mamzer, che il fratello non deve compiere i boom. Che ora mai da quella giornata, ma cra, poiché la Torah dice e uvenelo se non ha un figlio, e siccome dice uben en lo, la parola en che non ha è scritta alef yud nun, e veramente la parola è, la Torah dice, avrei potuto scriverla senza aiuto, solo Aleph e non. Perciò sì, i maestri deducono da ciò, interpretano questa parola en come ayen alav, che vuol dire esamina il caso e vedi se vi è un figlio oppure no, se c'è un figlio. Che bisogna esaminare e cercare a vedere se non ha lasciato qualche figlio da qualche parte nel mondo, per vedere se veramente sua moglie deve sottoporsi a Yibum oppure no. E c'è anche la Mishnah, Becheva al Makato, che se colpì il padre che viene giustiziato, a mai. E chiedono per quale ragione, e infine, poiché la questione è: siccome il padre commise un peccato, un grave peccato, che sposò una donna che gli era vietata, e perciò commise un peccato che adesso Gemara spiega che carica ben assieme a un calotaur, che uno non ha il diritto di maledire un principe, qualcuno che è un capo di una comunità, diciamo, che non, e la Gemara interpreta che, siccome dice Nasi Beam Ha, cosa vuol dire nel tuo popolo, cosa nel tuo popolo, spiega Gemara, Beosem Asiam Ha, che si tratta, che è vietato di maledire qualcuno solo se si comporta in maniera come dovuto, uno che si comporta in maniera come che compie le leggi della Torah, perciò uno che non compie le leggi della Torah, veramente non c'è proprio questa legge che non può, cioè la sima chalotaor che è un peccato, però se uno non compie le leggi della Torah o trasgredì la Torah in maniera grave, non vi è questo, non sarebbe un peccato di maledirlo. E siccome questa persona coabita con una donna è vietata ed è un figlio mamzer, forse potremmo dire che veramente il figlio, se lo colpì, gli causò una ferita che non dovrebbe essere castigato. Perciò spiego ora che si tratta che Marav Pinchas mi smette la papa, lo sai ciuva, si tratta che fece ciuva.
e perciò è colpevole. A Hanam ci sta ciuva. Perciò il caso che ciò che dice la Pinchas si tratta di uno che maledisse un capo, la comunità, che se fece ciuva allora è vietato maledirlo. Perciò ugualmente nel nostro caso anche si tratta del padre che ebbe un figlio innocente, si tratta che fece teshuva. Come fa a dire che fece teshuva? Ma vi è un verso in quella che vi è una cosa che è storta, che non si può mai aggiustare, e si tratta di uno che il caso è Zabal Erbagol, il mio mangiare. Si tratta di uno che coabitò con una erba, che una donna che gli è vietata, e del mio figlio causò la nascita di un figlio mangiare, è una cosa che non si può riparare. Secondo me, comunque, asta mia o se non se fa. Comunque adesso, in questo caso, comunque lo fece Teshuvah, comunque è considerato uno che osema semcha, perciò se il figlio gli causa una ferita, viene giustiziato ugualmente. Tramanan, a Barakotò, uno che abitò con la sorella paterna, Vehi bat eshet aviv, se lei è la figlia di sua moglie di un altro matrimonio, che lui sposò in maniera regolare, Chayam Mishnu è colpevole per essa per due divieti, Mishum Achoto, perché è sua sorella, e anche Mishum bat eshet aviv, perché anche la figlia del marito, scusami, la figlia della moglie di suo padre. Rabbi Yosef ben Yehuda Omer invece no chayav ela mishum achuto bilvad velo mipnei bat eshet aviv, è colpevole solo per aver avuto relazioni con sua sorella, ma non perché è la figlia della moglie di suo padre. Chiamerà mai tamai drabana, in quella ragione la spiegazione dei Rabbanan, spiegarono Amre che mi di Steve. Vediamo, c'è scritto nella Torah che vada a Chotcha, vada a Vicha, vada a Mecha, lo ti calerata, che la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o di tua madre, non puoi scoprire la sua nudità. E dopo di ciò dice la Torah, Erval batesha da Vicha, moleta Vicha, a Chotcha hi, che non puoi scoprire la nudità della figlia della moglie di tuo padre, che nacque da tuo padre, che poiché è tua sorella. Perciò chi amorà l'ama di quella ragione è necessario questo verso, se già sappiamo dal primo verso che è sua sorella. E perciò, dice Gemara, perciò si può dedurre da ciò che le chavò per e renderlo colpevole per due peccati, sia Mishum Achoto, sia per sua sorella, e anche Mishum Bat Eshet Aviv, e sia per il fatto che lei, la sua sorella, è anche la figlia della moglie di suo padre. Chiamala Rav Yossi, Rav Yehuda, come spiega lui ciò che dissero i maestri, che vi sono due versi, e perciò questi versi indicano che vi sono due colpevolezze, che lui dice che vi è solo una colpevolezza, solo la colpevolezza della sorella e non il fatto che è la figlia della moglie del padre. Amakra, siccome la Torah dice Achotcha hi, che lei è tua sorella, e veramente questa parola Achotcha hi, o forse lui intende che entrambe le parole Achotcha hi sono superflue, perciò dice Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Mishum Achoto, Atamachaibo, Vedamachaibo, Mishum Batesh Aviv. Perciò è colpevole solo per il fatto che è sua sorella, ma non perché è la figlia della moglie del padre. Verabara, e loro come spiegano questo verso superfluo che dice Chotcha hi?
Aya Jotha hi, questo verso Jotha hi, lui, lei tua sorella, ma a dire come spiegano loro? Mi bae le hu, loro spiegano che questo verso è necessario, le chaivo, raccolta taviv, ubatimo, che per rendere colpevole per la sorella che è anche la figlia del padre e anche la figlia della madre. E qui si tratta di che è una figlia di stupro, è prodotto di stupro, che è una conseguenza di stupro, entrambi nacquero a causa dello stupro. E il primo dice, il verso dice, Batavicha, o Batimecha, o figlia del padre, o figlia della madre. E in questo caso dice figlia del padre e della madre. E siccome avremmo potuto dire che se lei è sua sorella, sia del padre o della madre, allora, che è colpevole, allora a maggior ragione che è colpevole se è la sorella sia di suo padre e sia di sua madre, perciò è ancora più sorella. E perciò un kalvachomer, a maggior ragione che è più colpevole. Però dicono messi che l'omar shem mazrimin adim, che vi è una legge, una regola, che non si può trarre una deduzione logica da, come in questo caso per esempio, che dire che è un kalvachomer, che viene pulito per kalvachomer. E non diciamo che viene castigato poiché deduciamo un kalvachomer, una deduzione logica. Rabbi Yossi e Rabbi Yehuda, come spiega lui ciò che dicono i maestri? In che, allora se è così, Lichtor Rachmana Achotcha, la Torah avrebbe dovuto scrivere solo Achotcha, tua sorella e basta. Perciò hi l'amali, per quale ragione è scritto che lei è tua sorella? Poiché, come ho visto, che lui dice che viene castigato solo per il fatto che sua sorella, ma non perché, anche perché anche la figlia della moglie di suo padre. Verbanan e loro, i maestri, come spiegano ciò che disse Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, la parola gli, spiegano loro che Apagav dechiva chotcha, e benché la Torah dice chotcha, itzich lemichtav hi, la Torah veramente è necessario che scriva hi, lei, poiché Shelo tamar be'alma, affinché tu non dica che in altri casi in Maserim Yadin, che in altri casi, che se possiamo dedurre una deduzione logica, la deduciamo e perciò possiamo, diciamo, castigare in base a ciò. Perciò viene a insegnare che in altri casi non diciamo così. Vichite, ma e se vorresti dire che allora, se è così, Achotcha de Kado Rachmana, l'amali, per quale ragione la Torah scrive Achotcha, poiché abbiamo potuto dedurre il divieto della sorella, che è anche la sorella sia di suo padre che anche di sua madre, dal primo verso, da un kalvachomer. E ciò che dice la Torah, no, scrive nuovamente Achotcha, si può dedurre da ciò che non si può dedurre da una deduzione logica un castigo, un divieto. Ma veramente la Gemara dice che veramente sì si potrebbe dedurre da un kalvachomer. E ciò che scrive la Torah nuovamente, Achotcha, veramente ciò è milta di altri kalvachomer, Tara Vekata Vlachra. Veramente la Torah lo ripete e veramente si può dedurre sì da kalvachomer,
ma il verso si sforza e lo scrive ugualmente, affinché tu non dica il contrario. E perciò la Torah scrisse a Chotchat, sorella, che ovviamente si deduciamo da un Kal Vachomer. Perciò Ketav Rachmana, i, perché se la Torah scrisse i, lei, che per insegnare che non deduciamo una legge da una deduzione logica. Cioè abbiamo potuto pensare che si deduce di ciò, perciò disse i, insegnare che non diciamo che castighiamo per un calvacomico. Rabbi Yossi e Rabbi Uda, come spiega lui ciò che dissero i maestri? Risponde Guanà che lui direbbe im ken yitzhi v'rachmanan l'akotcha hi beidakha. Veramente, se il verso lei, che il verso che dice lei è tua sorella, viene a includere anche una sorella prodotta da stupro, come infatti sostengono i maestri, allora ciò avrebbe dovuto essere menzionato nel verso 7, nel verso 9, che tratta di prole derivanti da matrimonio e non da non matrimonio. E perciò avrebbe dovuto scrivere in quel verso e non nel verso che tratta solo di una figlia nata o un vincolo matrimoniale. Rabbi Yossi, Rabbi Uda, Hai Eshet Avicha, Mai Avile, cosa deduce lui da ciò che dice il verso? Bat Eshet Avicha, la figlia della moglie di tuo padre? Mi baile, lui deduce da ciò che Mishi Eshlo Ishut la Avicha Ba, Prat Lachoto, Mishi Chav, e tu fai Mishen Ishut la Avicha Ba. Che ciò si fece solo a se vi è un vincolo matrimoniale legittimo, ma non da una sorella nata da una schiava o da una goia, che riguardo la quale non vi è un vincolo matrimoniale. Chi acquara che secondo ciò che disse Rabbi Yossi Bar Yehuda, veema che il verso non viene a escludere la figlia di una schiava o di una goia, ma viene a escludere Prat Lachotò Manusà, la sorella che nacque da una donna che fu violentata da suo padre. Sua donna, ahi, lo macita, ma la smetterava. No, non puoi dire così, poiché Rava dedusse, che Dravi Rame, Rava dedusse che siccome lui trovò una contraddizione tra due versi, poiché un verso dice, sì, verbat bincha o bat bitcha lo tegale, che non puoi avere azione con tua sorella, scusi, non sua sorella, scusi, tua nipote, cioè la figlia di tuo figlio o la figlia di tua figlia, e perciò solo questi casi vietata, ha bad benà di da o bad bità di da, ma invece il caso di la figlia di suo figlio, di sua moglie che gli nacque da un altro matrimonio, o la figlia di sua figlia che nacque da un matrimonio, avrei potuto pensare che Shari, che è permesso, perciò è scritto Ktiv erbat isha ubita lo tegale et bad bena et bad bita, che non può avere relazione con la figlia o la figlia del figlio della donna di un altro matrimonio, cioè di tua moglie. Anche c'è. E adesso come si possono spiegare questi due versi che si contraddicono? E perciò risponderò che Kam, il verso che dice Ervat Bat Bincha, che spiega che solo vietata la figlia del figlio, ma non la figlia di tua moglie. E lui spiega che si riferisce Beonassin. Si tratta che lui violentò la moglie, cioè la donna, questa donna, e veramente non la sposò. Perciò la figlia di suo figlio,
cioè che lui che nacque da questo stupro, oppure la figlia di sua figlia, cioè suo nipote, che nacque da un altro matrimonio, in questo caso non gli è vietata. Però Can, il verso che vieta anche la figlia del figlio di sua moglie, si può spiegare, si tratta bene su in, che è un matrimonio regolare. E perciò, siccome è questa moglie gli è vietata mina Torah, sia, cioè è vietata mina Torah sia la figlia di suo figlio, ossia la figlia di sua figlia, e perciò si deduce da ciò, siccome la Torah gli vieta la figlia del figlio e la figlia della figlia da un'unione di violenza, e perciò vediamo che sono considerati come suoi figli. E perciò vi è anche il divieto di sorella tra di loro, che sono considerati suoi figli. Adesso chi è Gemara, Veema, e secondo ciò che disse Rabbi Yossi Braviuda, che il verso viene a escludere la sorella che nacque da una schiava e da una goia, forse invece il verso viene a escludere Prat Lechai VeLavin, forse il verso viene a escludere i casi che sono vietati in Torah. Che i casi sono vietati, che vi è un lav, un divieto in Torah, che vi sono kiddushin, cioè kiddushin afferrano. E però la Gemara vuole dedurre da ciò che Chai VeLavin non vi è, che i Dushin non afferrano. Amar Papa che Chai VeLavin tafsiku kiddushin, invece Rav Papa spiega che i divieti di Lav invece siano vigore, cioè kiddushin hanno vigore, intendo. Dichtiv, poiché c'è scritto chi tiene di shtei nashim achat ahuva v'achat shnua, se uno ha due mogli, una che è una amata e una è odiata, ed ebbe un figlio da ciascuna, che non può preferire il figlio della moglie amata, che lui abbia, cioè escludere diciamo che il figlio della donna odiata è un primogenito, che gli spetta il doppio dell'eredità dell'altro fratello, cioè il fratello del figlio della donna, della moglie amata, e non può preferire, questo dice la Torah esplicitamente, non può preferire il figlio della moglie amata in rispetto al figlio della donna odiata. Chi è guarda, chi esce a uguale prima con, vi esce a uguale prima con. C'è forse una donna che è amata da Hashem, una donna che è odiata da Hashem? E si può forse pensare che per il fatto che il marito odia la moglie, che il figlio perda l'eredità, ma Hashem non odia questo figlio, cioè non odia la moglie odiata, che Hashem direbbe che sì, che lui può far perdere al figlio l'eredità, cioè il doppio, si intende. Ela, ma bensì, Ahuvah, Ahuvah ben suya, Usnah, Usnah ben suya. Quello che intende dire è che Ahuvah, amata, intende che è un matrimonio legittimo, e la donna odiata si tratta di una donna che lui sposò contro la legge,
un matrimonio illegittimo. Abbiamo Rachmanà chi tiena, e che siccome l'espressione è chi tiena è Havaya, cioè Kiddushin, perciò vediamo che anche se la moglie gli è vietata da un issur di lav, un divieto minatorà, che lav, cioè che non è karet, vedremo più avanti, la Torah parla di karet, ma in questo caso si tratta di lav e non di karet, perciò kiddushin tofsim, kiddushin hanno vigore. E perciò non si può dire che il verso viene a escludere una sorella da un divieto, poiché in fin dei conti i Kiddushin Tofsin, che Agmarà, per militare contro ciò che disse Rabbi Yossi Rabbi Yuda, che Eima Prat Havei Kritot, forse potremmo dire che ciò che dice la Torah, per escludere la sorella che nacque, cioè non solo il caso di una sorella che nacque da una schiava e da una goia, ma bensì Prat Havei Kritot, che i casi di uno che ebbe una figlia da un divieto di karet, e perciò in questo caso se uno ebbe una relazione con tale sorella, che non sarebbe castigato perché non è considerata sua sorella. Risponde Gmorà: Amarava Amarkra erbata avotcha batavir batimecha moledet bais o moledet chutz. Perciò ci spiega adesso che sia se nacque nella casa intende dire o nacque fuori intende dire sia se, cioè interpreta diversamente, interpreta che ben chomrim lo avicha kayem, sia si dicono al padre puoi rimanere con tua moglie, e sia ben shomrim avicha chotzeh, e anche se dicono al padre divorzia questa moglie, mandala via, mandala fuori, che comunque amarachmana chutchai, che comunque la Torah dice che no, questa sorella comunque è una, anche se non c'è veramente un matrimonio legittimo, comunque questa sorella gli è vietata in tutti i casi. E Chiagmarà, Ema ben shomerlo avicha kayem, ben shomerlo avicha otze, amarchmana chotchai, lerabot, achotam ishapcha vobed pavim. Adesso diciamo il contrario, che allora forse diciamo che sua sorella, figlia di una schiava o di una goia, forse devo che anche considerate come sorella. E perciò per quella ragione Rabbi Yossi Rabbi Yuda lui esclude questo caso. Perciò risponde ancora, Amar Kra bat esh davicha, mi shesh lo ishut la vicha ba, prat la chotoa mi shimcha vod gohavim. Che ciò che la Torah dice, bat esh davicha, la figlia della moglie del padre, si tratta, si riferisce solo al caso che vi è una relazione matrimoniale con la donna, tra questa donna e il padre, però escludendo il caso di una schiava e di una goia, nel quale non vi è nessuna relazione matrimoniale, e perciò in questo caso, anche se una sorella, veramente non gli è vietata nella Torah. Omar Aita, per quella ragione esclude il caso di una schiava, le figlie di una schiava e di una goia, e includi il caso di Chavei Kritut. Risponde Gmorà, mi stava la Chavei Kritut, aveva le rabot, ci chiedeva se la chiedusci le alma. Cioè, i casi di Chavei Kritut è logico di includerlo nel divieto cioè della figlia e della sorella, poiché se non è un divieto, se non vi è un divieto di comunque, in altri casi, casi normali, che non vi è una relazione, una parentela, Kiddushin afferrano, che è una relazione normale. E perciò, vi
è più logico di dire che Javier Cretut, che incluso il caso nel quale la figlia è considerata sorella e perciò gli è vietata, escludete il caso della figlia di una schiava, di una goia, che non è considerata, perché nessun ebreo non può sposare una schiava e una goia. Chiamala Adava Shivchavavet Kofavim, Avelir Rabot, Dime Gaira le didei namita seva kidushin. Chiamala, ma forse invece includiamo anche Shivcha e Oved Kohavim, poiché in fin dei conti potrebbe convertirsi e allora Kiddushin afferra, no? Risponde Guarà, Lichimi Gaira, Gupachinai. Però il caso che lei si converte è un caso diverso, poiché allora lei diventa una persona diversa e perciò in questo caso non è un problema. Che allora il Kiddushin Tofsim è un caso completamente diverso, cioè non c'è problema per il caso. E chiamerà Dravana il Maute e Shivcha Vavet Kohavim in Aleu, e in Maestà dove dedurono loro che una Shivcha Vavet Kohavim è il caso della sorella, che non vi è un divieto, cioè non è una mitzvah, un peccato comunque lo fa. Ma non è il caso che non è una sorella comunque. Si può dire, ma Nafka lo deduce, ma Meshavi Adati è l'Adonea. Come abbiamo già visto, che siccome i bambini appartengono al padrone, perciò non vi è nessuna relazione col padre, e perciò non è considerata una sua sorella. Chiamerà, rabbioso rabbiuda, e perché lui non deduce anche la sorella dal verso Bavishavira dea, e risponde Guarà, Echad Veshivcha e Echad Oged Kohavim, che un verso si riferisce al caso della figlia del padre, e un verso si riferisce alla figlia di una goia. Cioè, un verso Vishavi la dea si riferisce alla schiava, e un verso che dice Batesh Tamicha si riferisce al caso di Oved Kohavim, cioè che si esclude, Utsriche, entrambi sono necessari, entrambi i versi. Poiché Tiashmina Shivcha, se avessi dedotto solo il caso di Shivcha, avremmo detto che Mishum della Chais, che non c'ha nessun ichus, che non c'è nessuna genealogia legale, legittima. Avaro che la famiglia di Itlachais, però riguardo la Goya, che c'ha sì una ichus, che c'ha, cioè che la sua prole è una prole legittima, diciamo. Poiché un goi sempre si riferisce al padre, va secondo il padre. E ma lo aveva detto che non si può dedurre da ciò, che io sminavo che Kohavim, sai, solo da un goia avremmo detto Mishum de lo Shaykh Mitzvot, siccome non può, cioè Shivcha comunque deve compiere Mitzvot, però una goia non compie nessuna Mitzvot, ma Shivcha di Shaykh Mitzvot, però una Shivcha, una schiava che comunque compie alcune mitzvot, e ma lo abbiamo detto che non si può dedurre, perciò sarebbe considerata sua sorella, che sarebbe compiere il peccato di sua sorella, perciò zicha, sono necessari entrambi i versi. Rabbanan, che loro dicono che il verso Batash Esh Davicha, che riguardo a esso abbiamo detto che uno non può, che ha il divieto della sorella, che se è la figlia della moglie del padre, Ashkechan, vediamo un verso che viene a escludere Shivcha, una schiava, poiché il verso dice Aisha viladea tiel Adonea, però avremmo potuto dire che la sorella Minoved Kohavim
sorella di uno che di una goia minale, dove sappiamo che è vietata, scusi, che non è vietata, Brite Manile Mishukha, che se avessimo voluto dire che lo dediciamo da Shukha, hanno veramente questo, ma ogni caso necessita del proprio verso, perciò non si può derivare un caso dall'altro. Allora, Yohanan Mishumra Mishum Ben Yochai, che veramente si può dedurre da un altro caso, che quando gli ebrei entrarono in Israele, che la Torah li avvertì che non possono sposare i figli dei Goim, siccome la Torah dice che non puoi prendere. Non puoi dare a tua figlia a suo figlio, al figlio di Goim, e non puoi prendere la figlia per tuo figlio. E perciò vediamo che la Torah dice esplicitamente che uno non può sposare una goia. E siccome Amar Kra, il verso dice che chi yassir et bincha me'acharai, se tu causerai che tu prenderai tua figlia e lo darai in sposa a un goi, allora ciò causerà che il figlio che nascerà da questa unione causerà che tuo nipote, cioè il figlio di tua figlia, non seguirà le leggi della Torah. E poiché dice non puoi dare tua figlia al suo figlio, cioè a un goy. Ma per quale ragione non c'è scritto il contrario? Che riguarda che sua figlia. Se cioè darai la figlia del goi a tuo figlio, che allora la figlia, cioè la goia, causerà che quando avrà un figlio che non seguirà le leggi della Torah. Perciò vediamo che solo Bincha Misraelit, caro Bincha, solo il figlio di tua figlia che è ebrea, lui è chiamato Bincha, considerato tuo figlio. Cioè tuo nipote, ve'e bincha, abba mina uve'e kochavim, karu bincha el abram. Ma il figlio che nacque dalla goia che sposò tuo figlio non è considerato tuo figlio, bensì sua figlia. E perciò vediamo che, perciò sappiamo che ciò si deduce da ciò che solo seguiamo solo la madre, uno che. La madre è ebrea, lui è ebreo, e se la madre è goia, lui è goi. E perciò, siccome è un goi, perciò, così come uno che ha un figlio da una goia, che il figlio non è considerato suo figlio, ma bensì il figlio della goia, ugualmente la sorella che nacque da una relazione tra il padre e una goia, che non è considerata la figlia del padre, ma figlia della madre, della goia, perciò non c'è il divieto di achot, di sorella. Benché come abbiamo detto già, non è che è permesso, è vietato assolutamente, però non c'è il divieto di achot, di sorella. Amaravina, Shmamina, si può dire da ciò che il figlio di un goi, che lui causerà che tuo nipote non andrà nelle leggi della nel seguire le leggi della Torah, perciò vediamo da ciò che il figlio di tua figlia
e che nacque da un goi che lui ha chiamato tuo figlio, cioè tuo nipote, poiché la Torah lo chiama tuo figlio. Se un goi ebbe una relazione con una ebrea, la questione è se il figlio è valido oppure è mamzer. Dice, ma leva che se va rabbina, ovvero che abbal, batisera, abbal kasher, che se un goi o uno schiavo e ebbe una relazione con un'ebrea e nacque un figlio, che il figlio è valido. Ma dice, ma no, vedi, ma se lo ave, cascina me lo ave. Ma sì, è vero che non è un mamzer, ma non è neanche valido. Comunque, ma bensì, il sarebbe subito, è considerato come invalido, che perciò non può sposare con una qualcuno, una famiglia che è di Coanim. Terminiamo qui e che sempre vi dica.